Nel primo intervento abbiamo visto un caso specifico, quello di Venezia, cercando di approfondire anche per dare un'idea di come si affronta un giudizio, come si prepara un giudizio su un problema ambientale. Adesso cerchiamo di allargare il discorso. Ora, qui bisogna introdurre, come ha già fatto prima Tamino in maniera molto, molto chiara, e io non voglio cercare di fargli concorrenza, ma mi date un bicchiere d'acqua. Il concetto di sistema. Noi ci troviamo di fronte a delle realtà che abbiamo la tendenza a sminuzzare in modo da ridurre tutto quello che cambia, tutto quello che possiamo studiare a variazioni di tipo lineare. Ora, questo è un metodo che ha dato risultati scientifici importantissimi, soprattutto fino a un secolo fa, ma che ormai è arrivato ai suoi limiti e che abbiamo la necessità di integrare a livello sistemico. Questo non vuol dire che i risultati di tipo lineare siano sbagliati. Sono utili, sono necessari, dobbiamo continuare a farli, ma non ci portano oltre un certo limite, hanno un limite molto, molto grave che ci impedisce di capire. Ora, il sistema, la definizione classica, è un insieme di parti interagenti o di componenti interagenti. Quindi non semplicemente la somma, come già diceva Camillo, ma il punto essenziale è l'interazione tra l'uno e l'altro. Sistemi, voi lo ricordate sicuramente dagli elementi di termodinamica che immagino tutti abbiate fatto, sono di tre tipi, si distinguono tre tipi di sistemi: sistemi aperti, sistemi chiusi e sistemi isolati. Sistemi aperti scambiano con l'esterno materia ed energia. Praticamente tutti i sistemi viventi sono sistemi aperti. Sistemi chiusi scambiano soltanto energia. La Terra può essere un esempio. La Terra riceve energia dal Sole e questa energia poi viene diffusa nello spazio in forma di energia a bassa, di calore a bassa temperatura. Però in teoria almeno la Terra non ha scambi di materia con l'esterno. In realtà qualche meteorite potrebbe arrivare, ma insomma, o qualche strumento spaziale che si perde nell'etere, nella galassia, ma insomma, diciamo che non si ha materia che cade sulla Terra. Sistemi isolati sono sistemi che non scambiano niente con l'esterno, quindi sono perfettamente chiusi e isolati. L'esempio potrebbe essere, non so, una vaschetta in cui mantiene un liquido, diciamo, idrogeno allo stato liquido. Chiaramente non esistono sulla Terra dei veri sistemi isolati perché non siamo in grado di realizzarli, possiamo avvicinarci, non possiamo realizzarli. Forse l'unico sistema isolato è l'universo. Ma anche questo potrebbe darsi che avesse degli scambi con l'esterno, ci dicono, anzi, recentemente, che ci sono questi scambi, quindi sistemi isolati non sappiamo che cosa siano, puramente un'invenzione, per completare il discorso. I componenti che ci interessano sono materia, energia e informazione, di cui abbiamo già sentito prima l'importanza. Ora, noi abbiamo di fronte un argomento sul quale stiamo parlando, sia nel primo intervento, sia in quello che ho fatto io stamattina, e cioè la biosfera, diciamo l'ecosistema se vogliamo, ma il complesso è la biosfera. È un sistema aperto che riceve energia dal Sole, riceve materia sotto forma di CO2 dall'atmosfera. Entra la parte verde, quella che potremmo considerare la biosfera, e i processi che si svolgono nella biosfera hanno anche un decadimento. La prima freccia con qualcosa di rosso indica decadimento energetico, perché tutti i materiali che si formano nella biosfera prima o poi finiscono per essere demoliti, rilasciando una certa
margine di energia a bassa temperatura, di energia termica a bassa temperatura. Successivamente altri materiali vengono depositati al di fuori della biosfera, per esempio l'humus nel terreno, che comunque ha molta importanza per i processi della biosfera. Abbiamo parlato di diversità, di biodiversità. Ecco qui una definizione che io trovo buona, che è stata pubblicata nel 2005. In due parole si può riassumere nel fatto che ecco, dice la diversità biologica è la variabilità tra i viventi, tra gli organismi viventi, quindi non è basata sul numero, ma sulla variabilità, sulla differenza che c'è tra l'uno e l'altro e su come queste differenze possono giustapporsi in una visione sistemica. In questo modo la biodiversità è il risultato del processo di evoluzione, quindi è il risultato dell'evoluzione. Per questo motivo, quando io vi mostravo la struttura di 1 metro quadrato di sabbia su cui crescono alcune specie spontanee e alcune specie invasive provenienti dall'America, possiamo capire che la presenza di queste 4 specie non è un risultato dell'evoluzione. Le prime 2 sì, quelle naturali sì, perché in qualche modo sono state in competizione l'una con l'altra, sicuramente per 1 milione di anni, forse anche più. Ma le altre sono un fatto puramente casuale, dovuto alla possibilità di semi di piante americane trasferiti in Europa e che hanno avuto la possibilità di germinare in quel punto lì. Quindi non rappresentano un aumento di biodiversità. Ecco, ora in questa situazione noi oggi ci troviamo ad avere alcuni grossi problemi che non ci lasciano dormire di notte, perché sono problemi che sappiamo che esistono, sappiamo che sono molto importanti e, come diceva prima Tamino, possono portare al crollo completo del sistema nel quale viviamo. Qui c'è una piccola differenza, lui dice che prima crolla la biodiversità e poi l'uomo, io dico che prima crolla l'uomo e poi no, No, scusate, è la contrario. rovescio, io dico che prima crolla Prima trova l'uomo. l'uomo, ma comunque la differenza è soltanto non ha nessun significato preciso, diciamo, di descrivere il fenomeno. Ecco, il cambio climatico, sapete che se ne parla moltissimo, moltissimi lo discutono, soprattutto quelli che in qualche modo sono collegati alle grandi fonti di energia, che possono essere il mercato dei combustibili, del petrolio, possono essere i grandi impianti per produrre energia, le centrali nucleari, centrali invece a combustibili. Ma però ci sono i dati termometrici che ormai sono, direi, sono inoppugnabili. Vedete qui nel grafico, non è recentissimo, arriva mi pare al 2009, ma insomma la tendenza è a livello globale e per le aree emerse, per le terre, sono i dati a livello globale per le terre emerse. Se ci mettiamo i mari, le cose cambiano, ma dicono poi in fondo la stessa cosa. La tendenza è verso l'aumento. Da quando è cominciato questo fenomeno, e cioè da 30 anni, fino agli anni 80 eravamo in una fase di relativa stabilità dopo l'ultima piccola glaciazione del secolo XIX, in questi 30 anni si è accumulato un aumento di quasi 1 grado di temperatura. Sembra poco, difficile per rendersene conto quando si è in una stanza, però è una cosa enorme, pensando al delicatissimo equilibrio dell'atmosfera. Si pensa che con 3 gradi di aumento probabilmente il mondo vada al diavolo. Ora, nella cartina di sotto, un po' pudicamente, si mostra che in realtà, anche a casa nostra, il rischio di desertificazione è assolutamente presente. Tutta l'Italia meridionale, in particolare la Puglia e poi la Sicilia e la Sardegna, con piccole variazioni delle termometriche, possono trovarsi in condizioni di desertificazione.
Ora, questo cambio climatico come avviene? Noi sempre con questo, perché noi pensiamo sempre in maniera lineare? Probabilmente il nostro cervello è fatto così che noi non riusciamo facilmente a immaginare l'evoluzione di un sistema in toto, mentre No, poi facciamo abbiamo maggiore successo se lo dividiamo in tanti aspetti e controlliamo uno per uno questi. Ora, per noi il cambio climatico è l'aumento di temperatura. Cos'è questo aumento di temperatura? Beh, qui vediamo il Fujiyama con i suoi boschi seminaturali. E lo Shinkansen, il treno freccia giapponese, che esiste già da 50 anni, non è che l'abbiano inventato le Ferrovie dello Stato l'anno scorso. Sono ora due simboli estremi, diciamo, la natura quasi intatta sui fianchi del vulcano e poi l'alta tecnologia legata di nuovo a altissime concentrazioni energetiche e di capitali. Ora, in prima approssimazione si può pensare, come nello schema a sinistra, che si abbia una risalita della vegetazione. Vedete che in alto c'è la neve, aumentando col cambio climatico non ci sarà più la neve e allora il bosco andrà più in su e quello che c'è sotto al bosco verrà più in, e così via. È proprio così, e invece no. Nelle prime osservazioni che si cominciano a fare, perché ormai il cambio climatico comincia a dare degli scossoni abbastanza forti, soprattutto nell'estate 07, abbiamo avuto modo di seguirlo. Nell'estate 07 c'è stato un periodo, non è stato un anno particolarmente caldo, ma l'estate è stata estremamente calda e secca, ormai forse superata dalle ultime. Ora, cos'è avvenuto? Tenevamo d'occhio i boschi di faggio dell'Appennino. Ora, questi boschi di faggio si sviluppano circa tra 1500 e 1900 metri. Si poteva pensare che venisse colpito soprattutto il bosco nella zona più bassa, 1500, perché è troppo caldo, e si salvasse quello in alto. È successo esattamente il contrario. Quelli più elevati, essendo i più esposti, qui li vedete, in agosto, sono quasi completamente ingialliti, quindi hanno sofferto moltissimo di questo periodo. Quelli più elevati, quelli che erano in basso, si trovavano in vallecole relativamente protette e si sono mantenuti. Quindi è successo esattamente il contrario di quello che avrebbe potuto essere immaginato sulla base di un fenomeno puramente lineare. Ora, questo cambio climatico sapete già che viene riferito ai cambiamenti dell'atmosfera, non sto a parlarvene io. Questi sono fenomeni legati al particolare tipo di economia che ormai diciamo, è attiva sul pianeta da almeno 100 anni, basata su una elevata concentrazione di energia. Questa elevata concentrazione di energia ci permette di fare grandi impianti industriali e da questi l'inquinamento, cambiamento delle condizioni atmosferiche e cambio climatico. Per fare questo però ci vogliono anche altrettanto grandi sorgenti energetiche, che sono le centrali basate a combustibile che costringono a grandi rotte transoceaniche di navi e a enormi accumuli in tutto il sistema energetico. Noi sappiamo che per un paese come l'Italia esiste un piccolo numero di centrali, Giappone che ha una potenza industriale triplo dell'Italia o poco più, aveva appena 30 centrali nucleari, quindi un certo numero di centrali a combustibile. Quindi sono pochissimi punti nella superficie del paese, non so quanti siano in Italia, ma anche qui c'è un numero molto limitato, dove si producono enormi quantità di energia, estremamente intensivi come assetto energetico, che poi viene distribuita anche con grosse perdite su tutto il territorio dove serve. Ci troviamo di fronte quindi a una situazione caratterizzata da un gigantismo di strutture sia per la produzione dell'energia, sia per la produzione delle produzioni industriali e così via. Tutto questo
fa a pugni col secondo principio della termodinamica, che dice che sono facili tutti i processi che vanno verso una diffusione in maniera uniforme delle cose, se invece si ha una concentrazione, questa è contro il secondo principio, deve essere pagata con un input energetico. Tutta la nostra società sta spostandosi con questo enorme input energetico in una posizione sempre più lontana dal punto di equilibrio che sarebbe quello invece di una società diffusa con sorgenti energetiche diffuse, tipo l'energia rinnovabile che adesso è ormai a portata di mano. Ora, tutto questo porta poi a delle conseguenze sulla biosfera che sono catastrofiche. Qui ci sono dei dati rilevati su superfici standard di 35 km quadri oppure 4 volte 35 che fa 140. Proprio nella pianura veneta, fra Treviso e il Piave praticamente, dove vicino a un parco, un'area protetta in buone condizioni, è stata fatta il rilievo delle specie nell'area protetta e in continuità ecologica nelle aree sottoposte a normali condizioni economiche attuali. E si vede che la presenza, il numero di specie presenti cala in maniera drastica, circa un 50% del patrimonio originario è perduto nelle zone che non sono strettamente vincolate, dove non si può, non si possono svolgere procedimenti industriali. Questo è un fatto generalizzato, quindi la pianura padana, ad esempio, fra il Lisonzo e Torino, ha soltanto pochissimi punti che sono testimonianze di quello che era l'antico assetto. Un altro aspetto è la moria del bosco. La moria del bosco è stato un problema gravissimo all'inizio degli anni 90, tutti ne parlavano. Adesso non se ne parla più, ma vedete dei dati molto recenti di un istituto sperimentale tedesco che ci dimostrano che tuttavia il fenomeno continua ancora esattamente come era stato descritto, con un massimo in Cecoslovacchia. E poi viene l'Ucraina e poi altri paesi e l'Italia non si trova in buona posizione. In alcuni paesi il fenomeno è regredito, per esempio in Germania, dove aveva suscitato grandissimo diciamo, problema e si sono prese delle misure Non è un allarme ingiustificato, è un altro allarme collegato a questo cambio della situazione generale ecologica nel mondo. Adesso noi tutti conosciamo la bolla speculativa. La bolla speculativa è diciamo, con questo sono gli eventi economici degli ultimi anni, che però sono una ripetizione di cose che ci sono già state prima, e di nuovo sono legate a questo tipo, tutto questo, a questo tipo di società che si è impiantata. Tutto questo si può spiegare, si può, diciamo, proporre un modello di spiegazione andando a rivedere la teoria la teoria economica dei punti di base che sono stati fissati già con grande lucidità da Aristotele, ma che poi noi conosciamo soprattutto attraverso Marx. Marx era un grande filosofo prima che poi si sviluppasse il marxismo che ha avuto, come sappiamo tutti, una fine molto ingloriosa. Ma già Aristotele aveva capito la struttura della società di tipo capitalista, probabilmente sulla base dell'esperienza imperiale di Atene nel V secolo avanti Cristo. Ora, il ciclo capitalista viene descritto con questo schema. Noi abbiamo quel cerchio all'inizio che è il capitale, chiamiamolo 1, il capitale che viene investito. Con questo capitale si acquisisce forza lavoro, si pagano gli operai. Con questo capitale si acquistano materie prime, si compra, che so io, il materiale di ferro e si costruiscono dei beni, si costruisce un'automobile. Alla fine l'automobile si vende
e abbiamo il capitale 2. Capitale 2 può essere utilizzato nuovamente per un secondo ciclo e di diventare il capitale 1 di un ciclo successivo. Quindi, come il motore dell'automobile fa tanti cicli continuamente e poi ci porta avanti, allo stesso modo l'economia capitalista, che attualmente è l'economia del mondo globalizzato, funziona con la ripetizione di questo ciclo nel quale il capitale investito alla fine delle trasformazioni produce il capitale 2 che è superiore a quello investito inizialmente e può aprire un nuovo ciclo. Naturalmente questo appare qualcosa di meraviglioso. Praticamente avremmo inventato il moto perpetuo. No, non è possibile il moto perpetuo in realtà. Questo funziona soltanto se capitale 2 è maggiore di capitale 1, cioè soltanto quando c'è un aumento del capitale. Però, diciamo, le cose vanno bene perché in fondo il denaro... Ma è proprio completa questa, perché a un certo punto ci si può domandare, ma se l'imprenditore, quello che ci mette il capitale 1, alla fine c'è il capitale aumentato, lui ci guadagna, ma se lui ci guadagna, chi è che perde? Perdono gli operai, la forza lavoro. No, non è vero, perché gli operai prendono la paga, magari la paga sarà bassa, saranno sfruttati, faranno sciopero, però se l'imprenditore non li assumesse, per loro sarebbe peggio, non avrebbero niente, sarebbero disoccupati. Allora ci perde il compratore, ma non è vero neanche questo, perché il compratore ha dei soldi in tasca che non servono a niente e poi si compra l'automobile, può fare la bella vita, andare in giro la mattina e la sera, quindi è tutto contento. Allora chi è che perde? È uno schema, diciamo, incompleto quello che vi ho mostrato. Se noi vogliamo vederlo un po' integrato, chi è che paga? Teniamo presente che per costruire l'automobile o qualsiasi altro prodotto industriale ci vogliono delle materie prime. Queste sono nei giacimenti minerari, vengono tolte dagli giacimenti minerari, la pirite si trova dentro, è concentrata per fenomeni chimici che sono avvenuti milioni di anni fa, tanti milioni di anni fa, forse 91 miliardo e più, e viene ricavata da queste condizioni di elevata concentrazione, viene utilizzata per fare l'automobile, poi alla fine l'automobile è vecchia, la buttiamo via, va in discarica, finisce dove finisce, prima o poi finirà nella falda oppure nel mare, in maniera praticamente viene sotto forma di ruggine, non si può distruggere nulla per il primo principio della termodinamica, ma il secondo ci impone di restituire tutta la materia in forma diffusa e non più utilizzabile. Chi paga allora? Paga l'ambiente. Questo ciclo, il ciclo capitalistico, funziona soltanto scassando l'ambiente, distruggendo l'ambiente. Noi potremmo dire che il ciclo capitalistico serve per costruire le automobili, i grattacieli, tutto quello che vogliamo, le centrali nucleari. Sì, è vero, ma serve soprattutto come elemento di distruzione dell'ambiente. Il conto dello sviluppo economico viene pagato dall'ambiente. Questo rende necessario, per tenere in piedi questo tipo di economia, bisogna sviluppare trasporti e rete informatica in maniera tale da arrivare alla globalizzazione. E questo finisce per rendere l'uomo, per dare un senso di frustrazione dell'uomo rispetto all'ambiente. Allora, rispetto a questo funzionamento del ciclo economico, noi possiamo ritornare a quel dubbio che c'era rimasto nel discorso di questa mattina. Com'è possibile che per Venezia spendiamo tanti soldi e alla fine abbiamo un ambiente che è più impattato di quello che era al principio? Allora conveniva risparmiarsi i soldi e lasciarlo come era prima, no? Cioè, la conservazione di per sé è una cosa importantissima, è essenziale, la conservazione della natura è essenziale per salvare quello che è possibile della biosfera,
però troppo facilmente può diventare un ciclo perverso. Vedete che la conservazione richiede fondi, ma non ne produce di per sé, non dà una ricaduta economica. Allora si cerca la ricaduta economica attraverso altre vie, e cioè per esempio attraverso lo sfruttamento turistico, attraverso le lottizzazioni dei terreni vicino alle aree protette e tante altre cose di questo genere. Ma questo allora produce danni sotto forma di uso del suolo, eutrofizzazione e poi il pagamento delle spese amministrative. Quindi la stessa conservazione in sé diventa un passivo. A questo punto noi vediamo che la società da un lato e l'ambiente naturale dall'altro diventano due antagonisti. Non si può stabilire un ciclo paragonabile a quello che abbiamo visto prima nel caso del ciclo capitalista. Questo significa che la vera conservazione dell'ambiente non si può fare, non si può integrare nel ciclo capitalista. Dobbiamo inventarci qualcosa di diverso, una cosa molto difficile, ma se non ci riusciamo è veramente la biosfera e l'umanità con questa che sono perdute, prima o poi vanno verso il disastro finale. In altre parole, noi abbiamo la possibilità di conservare o di distruggere l'ambiente. La volontà sarebbe quella di conservare e non distruggerlo. La capacità però è quella di distruggerlo, ma non di conservarlo. È estremamente difficile conservare l'ambiente, è troppo facile distruggerlo anche semplicemente costruendo delle opere ingegneristiche inutili. O anche utili per fatti puramente limitati. Quindi è necessario pensare a qualche cosa di diverso perché questo tipo di base per la nostra società attuale porta a delle differenze che sono realmente spaventose. Ecco qui due foto che ci mostrano Singapore da un lato e le risaie dove vivevano gli abitanti della zona fino a pochi decenni or sono, e questo enorme squilibrio che si viene a porre fra queste due diverse condizioni di vita. E questa immagine ci riproduce lo stesso problema che avevamo visto quando mostravo stamattina i risultati dei conteggi di piante tra 1 metro quadrato di superficie protetta e 1 metro quadrato di superficie aperta alla fruizione dei turisti. Anche qui noi abbiamo qualche cosa di estraneo che si sviluppa in maniera enorme e assolutamente incompatibile con quello che è l'equilibrio ambientale. Ecco qual è il tipo di ambiente che viene creato dall'economia attuale. Questa è una foto presa dall'aereo del Texas, vediamo questa enorme parcellizzazione della superficie e questa estrema uniformità dovuta alla ricerca del massimo produttivo e poi, come complementare a questo, le città con i loro grattacieli, con le loro concentrazioni enormi di potere, di denaro, di energia, di produzione e così via. Che fare? E qui ci sono due opzioni. Da un lato il capitalismo può evolversi, il capitalismo può soprattutto tende verso un sempre maggiore incremento della produzione, razionalizzazione dei processi. In qualche modo una piccola parte di ciò che si guadagna viene deviato anche per le questioni ambientali, ma in realtà tende sempre di più a svilupparsi, oppure la rivoluzione. La rivoluzione vuol dire la violenza. Ora, questa è una grande domanda di fondo e di fronte a questa ci troviamo tutti quanti, ovviamente ciascuno deve rispondere nell'ambito della propria etica personale. È stata proposta la formula dello sviluppo sostenibile, che è una contraddizione in termini.
perché abbiamo visto che lo sviluppo di per sé non è sostenibile. Nell'immediato potrà essere brevemente sostenibile, come Venezia nella prima fase del suo sviluppo medievale, ma prima o poi arriva al punto in cui non è più sostenibile. E la sostenibilità può permettere per un certo periodo un certo sviluppo, ma alla fine non riesce più a sviluppare. Noi dobbiamo pensare a una società che non abbia questa necessità dello sviluppo, se vogliamo almeno avere una società sostenibile. È chiaro che se invece noi attualmente quello che abbiamo ci permette di fare la domenica le bellissime corse in macchina in giro da tutte le parti, se invece ci sviluppassimo, che so io, a conoscere, a fare, che so io, la house music, a suonare musica classica, probabilmente il mondo funzionerebbe meglio, credo. Ecco, ci sono anche delle vie differenti, e qui ci sono due figure, non ci ho messo il nome perché credo che tutti le conoscano, le possono riconoscere immediatamente. Di Gandhi non ho letto niente direttamente, ma conosco solo indirettamente la sua azione. Di Albert Schweitzer invece c'ho una conoscenza approfondita, è uno dei più grandi filosofi e musicisti e musicologo e esecutore, e poi ha avuto quelle azioni di straordinaria forma di aiuto dei più derelitti del mondo nel suo ospedale nell'Africa centrale. E da lui c'è questa formula della reverenza per la vita, ben diversa dal significato che oggi si dà a indicazioni di questo genere, e quello qui in mezzo sicuramente lo riconoscete, è il Rasenstift, un tratto di prato di Dürer, dove Dürer nel 1500 ha raffigurato con estrema precisione la composizione di una vegetazione naturale anche sulla porta dello studio di Dürer. Quella volta sono sicuro che c'erano queste piante, Plantago major, Lolium perenne, Poa annua e altre che adesso non vedo bene perché non ho gli occhiali. Comunque, queste stesse piante crescono ancora oggi vicino all'uomo, è un ambiente, una comunità vegetale sinantropica, che però diciamo è stata in qualche modo eternata da un grande pittore di 500 anni fa. Ecco, ci sono anche delle strade diverse. Lo sviluppo di fortissime correnti energetiche è stato favorito dal fatto che praticamente le fonti energetiche sono ridotte ormai al carbone e al petrolio e al gas, adesso negli ultimi anni. Invece sappiamo che da almeno un decennio ormai si sta sviluppando un'energia alternativa che potrebbe permettere di pensare un mondo completamente diverso. Io credo che se avremo il coraggio sul piano scientifico di affrontare questo problema e cercare di organizzare una transizione soft verso un mondo a bassa energia, forse il discorso non è ancora perduto. Naturalmente tutto questo richiederà un cambiamento nel nostro modo di vivere e nel nostro modo di giudicare il rapporto uomo-ambiente.